Amici della Cucina per Tutti, bentornati qui con me, Chef Fabio, per un nuovo appuntamento. Le protagoniste, come potete notare, di oggi sono queste bellissime cipolline borrettane. E non borrettane come spesso si usa dire, perché non vengono da Borreto, che penso non esista, bensì da Boretto in provincia di Reggio Emilia. Quindi spesso si fa confusione, ma oggi ci siamo un pochino chiariti le idee. Quindi, prima di scoprire quali sono gli ingredienti per realizzare insieme quest'ottima ricetta, prendete nota, perché questo è un tutorial, e mettiamoci a lavoro, perché i fornelli ci aspettano. Vediamo insieme quali sono gli ingredienti. Allora, abbiamo 30 g di miele, questo è un millefiori, ma se volete dare una nota un po' più particolare e pungente potete tranquillamente utilizzare quello di castagno. Qui abbiamo 40 g di aceto balsamico, le nostre cipolline ovviamente, queste sono 350 g, sale e olio. Mettiamoci al lavoro. Sarà una preparazione abbastanza veloce, abbastanza semplice. Allora, io mi sono preparato una padella, ormai lo sapete, io amo utilizzare le wok. Comunque, accendo il fuoco, metto giusto un goccino d'olio, non tantissimo. Poi vado a mettere il miele, mi raccomando, il fuoco basso. Facciamoci aiutare da una spatolina, così scende tutto. Il miele ovviamente andrà a infondergli la parte dolce. Io vi consiglio, non ve l'ho messo tra gli ingredienti perché potete scegliere se farlo oppure no, di mettere all'interno della padella, per stemperare meglio il miele, un pochino d'acqua. Io ne vado a mettere circa metà tazzina e l'altra metà la tengo da parte perché potrebbe servire. Una volta che il miele, come vedete, in questo caso si è sciolto, vado a mettere le cipolle. Cominciamo a farle in qualche modo caramellare. Facciamo una prima fase di cottura. Lasciamo andare così per qualche minuto fino a che non ci accorgiamo che il miele sta cominciando a restringersi. Ma chissà che cosa starà cuocendo da questa parte. Non vi voglio svelare nulla, vi dico solo che è un secondo davvero fantastico, cotto nella slow cooker. Non vi dico altro, quindi non mancate alla prossima puntata. Intanto concentriamoci sulla preparazione di queste belle cipolle in agrodolce. Ci siamo, le cipolle stanno prendendo un bel profumo, davvero fantastiche. È arrivato il momento, ora che si è ristretto il miele, di mettere l'aceto balsamico. Alziamo un po' la fiamma, facciamo ritornare a bollore il nostro sughetto. E nel frattempo aggiungiamo una bella presa di sale. Ora che è ritornato a bollore, abbassiamo di nuovo la fiamma, giriamo. Bene, possiamo coprire per qualche minuto. Andiamo a girarle spesso, così ci accorgiamo se il sughetto si sta restringendo nella maniera corretta. Benissimo, ci siamo quasi, ragazzi. Gli ultimi 2 minuti di cottura, togliamo il coperchio e lasciamo evaporare per bene l'acqua. Guardate il colore che hanno assunto queste cipolline, davvero fantastiche. Ecco qua. Un bel piattino fondo, magari di una forma diversa come questo. E il suo sughetto. Ecco a voi le cipolline, pronte per essere gustate. Andiamo ad assaggiarle. Che vi dicevo, ragazzi, avete visto, la preparazione è molto semplice e veloce, quindi anche per un salvacena vanno benissimo. Andiamo ad assaggiare, perché non vedo l'ora, con quel profumo di miele e di aceto balsamico, insomma, volevo già assaggiarmele prima. Vediamo un po' come sono. Sono davvero specialissime, perché si sente il sapore spiccato del miele, l'agro dell'aceto balsamico e poi vabbè, ovviamente queste cipolle borrettane sono davvero top. Quindi aspetto che mi facciate sapere qui sotto nei commenti come vi sono venute e mi raccomando, iscrivetevi alla mia pagina Instagram La Cucina per Tutti 1.0. Vi terrò aggiornati sulle video ricette che verranno caricate via via sul mio canale YouTube, punto questo, ovvero La Cucina per Tutti. Quindi da Chef Fabio io vi saluto, perché purtroppo mi tocca, devo andarmi a sacrificare perché è orario di cena, quindi me ne vado davvero a finire. Ciao ragazzi!